È davvero possibile amare i nemici? Amare qualcuno è già difficile di suo, prossimo o non prossimo. Spesso non riusciamo ad amare nemmeno le persone che ci amano, figuriamoci amare chi ci odia proprio. E poi siamo onesti, come si fa a comandare l'amore? Come ricorda il detto, all'amor non si comanda, perché si dice che l'amore è un sentimento spontaneo, oppure non è amore. Il nemico, poi, tanto per essere chiari, non è una persona indifferente o antipatica, ma qualcuno che non vede l'ora di danneggiarci, umiliarci, schiacciarci. Uno, per intendersi, che si farebbe volentieri due uova al tegame col fuoco di casa nostra mentre brucia, preferibilmente con noi dentro. Perciò mettiamo da parte la retorica. Se è già molto fastidioso sentirci obbligati ad amare gli estranei, amare i nemici suona persino come un insulto. Allora, come la mettiamo con le parole di Gesù? Non credo che ci sia spiegazione migliore di quella di Martin Luther King, che cercava di convincere la sua gente oppressa dalle discriminazioni razziali nell'America degli anni 60 a combattere la loro battaglia con i metodi della non violenza. King prima di tutto ricordava che l'amore è una cosa complicata e che noi diamo troppi significati alla parola. Lo intendiamo spesso in senso romantico, ma non è questo il senso del comandamento, perché non possiamo provare attrazione per i nemici. Lo intendiamo a volte in senso affettivo, come il sentimento che abbiamo per gli amici e i parenti, ma nemmeno questo è il senso del comandamento, perché non possiamo provare simpatia o sentimenti benevoli con chi si comporta da infame contro di noi. Allora, secondo Martin Luther King, il comandamento chiede un amore superiore che nasce dalla buona volontà, che si radica nel riconoscimento del valore della vita e nella certezza della profonda bontà della natura umana. Si tratta di volere il bene, non di provare un sentimento. In pratica, amare il nemico significa scegliere di volere il suo bene. È un atto di libertà, gratuito e non richiesto. Per questo si può comandare. E anche per questo si può fare. È possibile amare il nemico? È possibile perché è sempre possibile scegliere il bene. King diceva perciò alla sua gente che ripagare l'odio con l'odio, volere il male dell'avversario, non solo non era una cosa buona, era anche una cosa inutile, perché non risolveva il loro problema. Ogni lotta violenta era destinata a fallire perché dava al nemico ulteriori motivi per odiare. Chi usa la violenza passa facilmente dalla parte del torto. E se il tuo nemico è grande e forte, rischi di non vincere mai. E infine, la ragione più grande di tutte. L'odio non offre nessuna soluzione di fatto. Non porta a nulla, se non a peggiorare le cose. L'odio porta altro odio. L'amore non è debolezza, non è resa. È solo un modo diverso di combattere. Il più efficace in assoluto, l'unico che funziona davvero. Ecco allora la via dell'amore al nemico. Non è una resa, è una strategia per combattere e per vincere, una forma infallibile di lotta. Ci vuole più forza però per porgere l'altra guancia che per restituire un pugno. Ci vuole qualcosa in più. E qui viene fuori il vero cuore di tutta la faccenda. Per amare il nemico devi essere motivato da una grande forza, avere dentro di te qualcosa di speciale, di grande. Per amare così bisogna credere che l'uomo sia qualcosa di più di ciò che sembra. Bisogna credere nelle sue possibilità, più che nelle sue miserie. Bisogna credere nella sua possibilità di riscattarsi e di cambiare. Bisogna credere che la forza del bene è davvero più grande di quella del male. Bisogna credere in qualcosa che è più grande di te. Bisogna credere in Dio. E se non riesci a credere in Dio, devi credere che esiste nel profondo dell'uomo un bene che puoi chiamare come ti pare, più grande di ogni male, il che in pratica, se non in teoria, è la stessa cosa. I discepoli di Gesù, da che cosa sono sostenuti e animati? Da Gesù stesso, dal suo esempio, ma anche dalla sua amicizia. Senza il suo aiuto, senza quella forza grande che viene da lui e che il catechismo chiama grazia, cioè un valore in più donato gratis, è praticamente impossibile amare il nemico. È proprio ricevere gratis qualcosa in più e dare gratis questo qualcosa in più che può fare miracoli nei cuori di tutti e trasformare il mondo in un posto migliore.